Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati sul mio canale. Come vedete sono ancora in tenuta estiva perché oggi parliamo di un altro meraviglioso animale protagonista di questa stagione. L'uccello di cui sto per parlarvi è quello che personalmente ritengo essere il più bello in assoluto. Lupupa. Lupupa è un uccello migratore che arriva nelle nostre zone intorno al mese di marzo per accoppiarsi e riprodursi. È inutile dire come si può riconoscere, è facilissimo, è uno degli animali più caratteristici che ci sono, con questa sua meravigliosa cresta erettile, perché Lupupa è in grado di abbassarla e alzarla a suo piacimento, soprattutto in fase di corteggiamento per spaventare i predatori. Lupupa è inoltre famosissima perché è simbolo della Lipu ed è inoltre protagonista di una miriade di leggende, storie. Praticamente ogni popolo ha una leggenda legata al Lupupa, perché il suo aspetto caratteristico ha sempre affascinato noi esseri umani. Ci ha sempre affascinato, ma come per tutte le cose che ci piacciono, chissà perché, andiamo sempre a distruggerlo quasi. Infatti, con l'avvento dell'era industriale, Lupupa in molti paesi è sparita completamente e in certi altri è a rischio di estinzione, soprattutto nell'Europa centrale, Germania, Repubblica Ceca, è rarissima. Questo perché? Perché Lupupa ama le zone molto soleggiate, secche, con i prati, con molti prati, dove caccia le sue prede preferite, che sono larve, grossi insetti, ragni. E purtroppo l'uso sempre più frequente dei pesticidi ha ridotto il suo habitat e l'ha portata a una diminuzione drastica. In Italia fortunatamente è ancora abbastanza comune, soprattutto nell'Italia centro-meridionale, ma anche al nord dove vivo io, ce ne sono in buon numero. Purtroppo non dove abito io, perché il prato qui da noi è una rarità. Ci sono quasi solo campi coltivati, i prati sono spariti, se non c'è il prato non c'è Lupupa. Quindi io per fotografarla devo spostarmi sempre di 30, 40, 50 km. Però vabbè, non è un problema. Un'altra caratteristica bellissima del Lupupa è il suo famoso inchino. Il Lupupa, quando si sente minacciata o quando ha bisogno di riscaldarsi, si appiattisce praticamente al terreno aprendo le ali e alzando la cresta. È proprio un comportamento caratteristico, anche questo molto affascinante. Come si fotografa Lupupa? Beh, allora, il modo più semplice è individuare il nido. Non è molto difficile, perché il Lupupa è un animale piuttosto vistoso. Quindi, se ne avvistiamo una, osserviamola, perché quando lei arriva da noi lo fa per identificare, quindi è un continuo andare e venire dal nido. La si segue con il binocolo e si vede bene o male dove va. Il nido è facile da individuare. Lupupa nidifica nelle cavità dei tronchi, nelle cavità dei muri, sotto i tetti. Sono questi i luoghi. Anche nei nidi abbandonati dei picchi, ad esempio. Sono tutti questi i luoghi che lei predilige. E la troviamo proprio
nell'aperta campagna, sulle classiche strade bianche, ad esempio, che troviamo nelle nostre campagne, quelle strade polverose, quelle lì sono proprio il suo habitat, perché lei, un'altra sua caratteristica, lei ama fare i bagni di polvere. Quindi per lei l'acqua non è un fattore, anzi, predilige proprio i luoghi secchi. Girando per le nostre campagne la si individua facilmente, poi il suo canto è abbastanza riconoscibile, il classico up, 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 proprio favoloso. Per fotografarla, dicevo, la cosa migliore è trovare un nido. Ovviamente valgono sempre tutte le precauzioni che vi ho decine di volte, che non mi stancherò mai di ripetere. Quando andiamo ai nidi, massima, 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 massima cautela, sempre a distanza di sicurezza, sempre accertarsi che non arrechiamo disturbo, cioè osserviamo il comportamento dell'animale. Lupo poi in genere è un animale molto confidente. Se non le stiamo troppo vicini, non serve neanche chissà quale sotterfugio di mimetizzazione. Però dobbiamo stare a una distanza che lei reputa sicura, quindi i soliti 10, 12, 15 metri. Sono la regola. Se poi, come sempre, vediamo che arrechiamo disturbo, che smette di andare al nido, che quando arriva è particolarmente nervosa, ci spostiamo o ci copriamo. Queste cose, amici, io non mi stancherò mai di dirle. Il rispetto per gli animali e per la loro incolumità viene sempre, sempre, sempre prima delle nostre fotografie. Un altro modo poi per fotografarla è attirarla con le camole. Lei è ghiotta di camole, perché le larve sono fra i suoi cibi preferiti, quindi camole della farina, camole del miele, caimani, lei li adora. Per fare questo però bisogna vivere in una zona frequentata dalle upupe, trovare il suo terreno di caccia, il prato dove va a cacciare, piazzare giù un posatoio con le camole. Ci vuole un po' di pazienza, un po' tanta. Però si riesce a fare, però ripeto, ci vuole proprio un territorio che è per voi facile da raggiungere, dove potete continuare a pasturare, perché contate che se mettete giù le camole, cioè, andranno a mangiare 1,5 milioni di insetti, di uccelli diversi, quindi è una cosa alla quale bisogna stare dietro. Io purtroppo non ho un'upupa vicino a casa che posso seguire, quindi vado a fotografarla in un luogo dove so che nidifica. È un luogo che io conosco da svariati anni, ma nel quale non sono mai andato. Perché non sono mai andato? Perché è sempre stato frequentatissimo. Andavi, trovavi 10, 15, 20 fotografi alla volta, e come solito l'80% non è capace di comportarsi, e c'era sempre a discutere, a dover litigare. Quindi io ho sempre preferito evitare. Fortunatamente, negli ultimi anni, le guardie parco hanno cominciato a girare di più, hanno dato delle multe a chi dovevano darle, e ora il posto è molto più tranquillo. Notate che è molto caratteristico, perché l'upupa ha nidificato in una pianta praticamente a 50 cm di altezza. Quindi è facilissima da fotografare. Allora, approfittando del fatto che ora è un posto tranquillo, dove non si va a contribuire al casino, perché è inutile che io sto qui a predicarvi bene, poi vado a razzolare male. Già c'è tanto casino, ci manca solo che mi ci unisco pure io. Dicevo, ora che però il posto è tranquillo, ho deciso di andare. Come sempre, quando si va a fotografare i nidi, le opzioni non sono tantissime. C'è quell'uno o due posatoi, e poi quando l'animale va al nido. L'upupa in genere, quando va al nido, offre un bellissimo spettacolo, perché è solita imbeccare al volo, quindi lei si mette in stallo nel classico spirito santo
o la femmina che è dentro in cova o i piccoli escono, lei li imbecca al volo. In questo determinato luogo non lo fa perché semplicemente il nido è talmente vicino che lei ci si arriva su, pum. Però sta lì un attimo, non è tipo picchi, non è tipo i vari picchi che stanno lì, mettono tanto a imboccare, entrano, escono, lei lo fa in un secondo, tac tac, prendeva via. Però comunque prima di tutto è sempre bellissimo vederla, io ripeto, io adoro Lupo Pacquer, qui per me solo vederla è una cosa che regala una gioia infinita. E comunque si riescono, volendo, a fare delle belle cose. Quindi, come al solito, accompagnato dal mio figlio amico Ale, andremo a fotografarla. Le notizie che ci giungono sono incoraggianti. Speriamo che vada tutto come deve. Quindi, come al solito, amici, zaino in spalla e si va. Ok, siamo sul posto. Adesso facciamo una camminatina, neanche troppo lunga. Poi dopo allestiamo una specie di riparo con le reti mimetiche. Ci siamo portati i ponci, queste cose qui. E vediamo di fare qualcosa di carino. Eccoci ragazzi, allora siamo contenti, non ci sono tantissimi sbocchi artistici, diciamo, perché alla fine della fiera c'è un posatoio dove farla, però si fa bene, soprattutto col fatto che è sempre in ombra, perché ne abbiamo appena vista passare una. Col fatto che è sempre in ombra non si soffre il problema di questa stagione di merda che è la luce atroce, quindi siamo contenti, eravamo solo noi fortunatamente, quindi zero disturbo e dai, è andata bene. Noi come sempre vi ringraziamo per aver visto il video, speriamo che vi sia piaciuto. E alla prossima, rock and roll!